Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Proseguiamo con la carriera allenatore col Colonia. Sono andato un po' avanti, è iniziato il mercato di gennaio e guardate che colpo stiamo per concludere. Stiamo per ingaggiare Zlatan Ibrahimovic, chiaramente contratto da un anno, lo prendo appositamente per la Champions League per tentare il colpaccio in Champions. La trattativa la vedete in alto a sinistra, ha offerto 16 milioni cash più Kevin Prince Boateng come contropartita tecnica. Hanno accettato al Manchester United, quindi sto per concludere la trattativa. Vedete che ho 55 milioni da spendere al momento, se accettano ne rimangono 39, che poi in realtà andiamo a spendere subito anche quelli, adesso vedremo come. Ma come sono arrivato a questo budget? Dunque, qualcosina già c'era perché non avevamo speso tutto durante il mercato estivo. In questo mercato di gennaio sono arrivate delle offerte, in particolare 19 milioni per Auger, che era comunque un esubero e 19 milioni sono tanti, e soprattutto 25 milioni per Ceballos che voleva andare via. Io l'avrei tenuto, ma lui voleva andare via e quindi l'ho venduto per 25 milioni. Cedendo questi due giocatori, ah ecco, sto cedendo anche Paslak a tipo 4 milioni, robetta comunque. Comunque, con queste cessioni ho messo da parte un tesoretto che sono andato a spendere per rinforzare il reparto offensivo, che secondo me era quello un po' più debole. A parte Zlatan, adesso vedrete qual è l'altro colpo. Intanto accettiamo Zlatan, che a questo punto credo, direi che forse diventa il titolare per le partite di Coppa. Vediamo un attimino, questo è l'altro colpaccio. Timo Werner, fortissimo attaccante tedesco dell'Ipsia, forse l'attaccante più promettente che c'è in Germania in questo momento. Ho offerto 35 milioni, me li hanno accettati secchi subito, quindi andrò a concludere anche questa trattativa e finiamo qui il mercato, perché con 4 milioni si fa nient'altro praticamente. Quindi prendiamo due punte, in realtà sono anche troppe perché abbiamo già Schick, abbiamo Podolski, alle brutte abbiamo David Villa. Quindi le abbiamo le punte, però visto che i soldi da spendere c'erano, non so quale altro reparto rinforzare onestamente. Quindi va bene così. Ok, e quindi abbiamo ingaggiato sia Ibra che Werner in questa sessione di mercato. Oh, intanto vi faccio vedere anche la classifica perché chiaramente sono andato un po' avanti, ho simulato un po' di partite, non le ho giocate io ovviamente, e vedete che siamo secondi ad un punto dal Bayern Monaco capolista. Adesso c'è la partita col Borussia, non mi va di giocarla onestamente, non me ne frega proprio niente della Bundes, quindi adesso andiamo avanti fino alla partita di Champions League. Il sorteggio ci ha accoppiato proprio contro il Manchester United, intanto qui arriva anche l'offerta dell'Argentina. Informazione per volta. Allora, dicevo, il sorteggio ci ha accoppiati contro il Manchester United, se non sbaglio, sì. E quindi ci andiamo a giocare adesso questi ottavi, andate e ritorno in questo video. Intanto qui 2-0, gol di Podolski e doppietta di Gomez. Dicevo, ci andiamo a giocare questi ottavi di Champions. Avevo detto che se fosse arrivata qualche offerta interessante dalle nazionali avrei accettato, però in realtà ho cambiato idea perché non ce la faccio coi tempi. Questa carriera comunque deve concludersi, quindi si concluderà alla fine di questa stagione perché poi passeremo a FIFA 18 e per cui non faccio in tempo a fare anche gli eventuali mondiali, quindi non accetterò nessuna nazionale. E adesso saltiamo direttamente, senza simulare tutto, saltiamo direttamente alla partita contro il Manchester. Tra l'altro Manchester United che ha appena comprato Icardi per 79 milioni dall'Inter, notare anche Verratti che se ne va per 93 milioni e mezzo dal Chelsea. Comunque ci troveremo di fronte subito Icardi. Ci arriva un'offerta direi più che accettabile dallo Stoccarda per Paslak, che io appunto la accetto, visto che anche lui è scontento e voleva andare via. Ed eccoci qua, siamo alla vigilia, andiamo a motivare come sempre la squadra. Ed eccoci qua, allora andiamo come sempre ad alzare la leggenda. Basta con sti rovesci, vabbè, però giochiamo in Inghilterra, dai, ci può stare che piova. Allora andiamo a controllare la formazione perché ho visto che si è fatto male Schick, non so per quanto starà fuori, mi sono perso la notizia dell'infortunio, però comunque è fuori. A questo punto non può non fare il suo esordio Ibra. E Werner ce lo portiamo ovviamente in panchina, al posto magari del portiere, dai, che tanto il secondo portiere non serve mai. Guarda come va a finire adesso, ve l'ho detto. E poi no, c'è già Heinz come difensore, va bene, andiamo così, dai. Andiamo così. Quindi con Zlatan Ibrahimovic a fianco di Podolski, Bailey e Gomez. Pulisic non è tornato? Ah no, c'è Pulisic, infatti, scusate. Gioca Pulisic. E ok, eccoci qui ad Old Trafford, è tutto pronto. La prima la giochiamo fuori casa, quindi sarà molto importante fare gol. Cercare di tenere aperto il discorso qualificazione almeno in vista del ritorno.
Ho visto che hanno Lewandowski anche, oltre ad aver comprato Icardi. Vediamo un po', comunque. Stiamo noi con Ibra sul pallone. Bailey di tacco. Per Podolski, per Ibra. Avanza Ibra. Porta il pallone largo da Pulisic. Il cross di Christian Pulisic sul secondo palo. Arriva Bailey, palla fuori. Prima palla gol per il Colonia al 12° minuto. Ora va dalla bandierina Podolski, che gioca corta su Christian Pulisic. S'accentra Pulisic, carica al destro Pulisic, palla fuori. Mkhitaryan, attaccato da Sule che gli strappa il pallone. Poi Bailey, Tielemans per Bailey. Si ferma, poi serve Podolski, sulla posizione Podolski, s'accentra, punta l'area Podolski, passa, pallone verso Ibra, Ibra dentro ancora per Podolski. Rimessa per il Colonia, Hector. Zielinski, Bailey, Zielinski, pressa alto il Manchester, attenzione a questa palla persa, Lewandowski, Oblak, la mette in angolo. Attenzione a questo finale di primo tempo, va a Pogba dalla bandierina. Cross corto, mette fuori alla grande Zielinski. Poi Ibra di destra, ma non c'è nessuno. Probabilmente qui finirà il primo tempo, infatti no, che è fallo di mano. Attenzione, forse c'è un'ultima opportunità allora. Sule, Zielinski, no, finisce qui. Finisce qui un primo tempo abbastanza bloccato, un Colonia piuttosto ordinato che, a parte lo svarione qui nel finale con l'occasione per Lewandowski, non ha concesso praticamente nulla. Partita molto bloccata, poche emozioni. Vediamo come va il secondo tempo, per ora senza cambi. Ibra, non è per Pulisic che è tutto solo, non c'è Ibra però in mezzo. Pulisic fino in fondo, il cross verso... chi era? Non ho visto chi ha colpito, comunque calcio d'angolo. Va Hector dalla bandierina, il cross sul primo palo dove c'è Ibra che la gira direttamente in porta, De Gea. Allora facciamo i cambi, mettiamo bah, io metterei Gasperoni al posto di Zielinski che lo vedo stanco. Proviamo a far esordire Werner al posto di Ibra e mettiamo anche il Papu Gomez al posto di uno spento Pulisic. Lewandowski, Lewandowski, punta l'area Lewandowski, tiro di Ander Herrera, mamma mia che rischio qui, che rischio. Si soffre in questi ultimi minuti. Martial sul fondo, il cross sul secondo palo, messo fuori. Vediamo se riusciamo anche a ripartire. Podolski, un po' stanco il Colonia. Werner, pallone per il Papu. Gomez per Gasperoni, Gasperoni torna indietro. Pallone poi lungo verso Podolski, che prova a fare da sponda. Pallone imprendibile per Bailey, se non altro si resta un po' davanti. Teniamoli lì. Ander Herrera con le mani per Fellaini. Podolski lo ferma e guadagna anche rimessa laterale. Va a battere subito per Bailey. Dentro per Gasperoni, dentro per Timo Werner, protegge il pallone, serve a Tielemans, carica al destro, Tielemans, palo! Palo clamoroso di Tielemans, non è finita però, ancora Tielemans. Pallone sul Papu Gomez, il cross di Gomez deviato, non ci arriva nessuno, sta uscendo dall'altra parte, corner, che finale. Podolski, batte corto per il Papu. No, no, che era sta palla? Fellaini la butta fuori. Si gioca ancora però. Bailey, Hector, pallone per Bailey. Il cross di Leon Bailey, mamma mia, pessimo. Su questo cross pessimo finisce la partita 0-0 al Trafford tra Manchester United e Colonia per gli ottavi di finale di Champions League, partita di andata. A questo punto andiamo a giocarci il ritorno in Germania. Eccoci qua, pronti a giocare la partita di ritorno a Colonia. Andiamo a vedere la formazione. Allora, Bailey, Podolski, torna anche Schick in formazione. Tra l'altro vorrei farvi vedere l'overall di Schick, quanto cavolo è salito in poco tempo, è già diventato 86. Dunque andiamo un attimino a vedere la formazione. C'è De Ligt che sta male, che è rotto. Ibra ce lo portiamo, Ibra titolare comunque questa partita. Schick me lo porto in panchina ovviamente. E dunque gioca Heinz al posto di De Ligt, giusto. Ci portiamo però Gonzalo in panchina e basta così, direi. Direi sì, basta così. Ok, eccoci qui, tutto pronto per la partita di ritorno. Ricordiamo 0-0 l'andata, quindi
risultato che non è proprio favorevole dal punto di vista proprio aritmetico, perché in teoria al Manchester United basterebbe anche un pareggio con gol, mentre con il pareggio 0-0 si andrebbe ai supplementari, per cui in qualche modo il Manchester United ha quasi due risultati su tre, quindi non è stato proprio un buon risultato quello dello 0-0. Comunque, ce la giochiamo in casa col nostro tifo, vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Podolski per Pulisic, Pulisic dentro per Ibra, Ibra dall'altra parte ancora per Pulisic, che è calcio di rigore, fallo di mano di Bailey, credo, sì, infatti, ed è calcio di rigore, si presenta Lucas Podolski contro De Gea, vai Lucas, va Podolski, De Gea para, ma è gol, mamma mia, ho temuto che l'avesse messa fuori, ero già pronto ad andare sulla ribattuta, invece è entrata lo stesso. Che angoscia, mamma mia. Lucas Podolski 1-0, ma la partita è ancora lunga, abbiamo segnato decisamente troppo presto. Tielemans che evita la pressione di Pogba e poi apre a cercare e trovare Pulisic che mette giù il pallone e va via. Attenzione a Pulisic, c'è Ibra, chiede palla, ecco servito, Ibra dentro per Podolski, il tiro di Podolski! Mamma mia, che azione del Colonia. Ibra, si gira benissimo, Ibra carica al destro, Ibra, De Gea, arriva Bailey, ancora De Gea, un miracolo, un doppio miracolo di De Gea, soprattutto il secondo, Heinz, Hector carica il destro, Heinz ce l'ha lì, mamma mia, che errore clamoroso di Heinz. Bisogna chiuderla subito sta partita finché ne abbiamo la possibilità. Mkhitaryan punta Sule, lo mette giù Sule, calcio di rigore anche per lo United. Peccato. Vabbè, c'è poco da lamentarsi. Sono andato in pressione. Sì, il fallo inizia nettamente fuori area, però questo andrebbe detto. E invece è calcio di rigore. Lewandowski contro Oblak. In corsa lunghissima di Lewandowski. Parte il polacco. Porca miseria. Come quell'altro. Anche qui Oblak ci arriva, ma non riesce a metterla fuori dallo specchio. Ed è 1-1. Risultato che non ci va bene per niente. Perché con questo risultato passa lo United. Pulisic bravissimo. Poi Podolski, Ibra ancora per Pulisic. Mettile in mezzo. Arriva Bailey di testa. Valencia in angolo. Forse ce lo fa battere, sì. Pulisic. Cross. Sto fuori. Finisce qui il primo tempo. Colonia 1, Manchester United 1. Entrambi i gol su calcio di rigore. Questo risultato però non va bene, non va bene per niente. Lasciamo comunque così la formazione. Magari mettiamoci un po' in offensiva, forse anche ultra offensiva tra un po'. Io farei il primo cambio, innanzitutto tolgo Podolski e metto dentro Patrick Schick. Allora, prima lo cambio con Ibra e metto qui Patrick Schick. Voglio un belli della bandierina, il cross. Verso Heinz! 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 Salta altissimo! Proprio lui che aveva fallito quel gol facile facile nel primo tempo. Si fa perdonare così. Con questa zuccata al centro dell'area. Salta altissimo su Pogba. E la mette alle spalle di De Gea. Il Colonia torna davanti. Con quello che è diventato il capitano dopo l'uscita di Podolski. Pallone per Ibra. Schick. Ancora per Ibra. Tende la sovrapposizione di Bailey che arriva. Bailey sul fondo. Il cross non è male per niente. Blint la mette fuori. Ancora Colonia però. Ancora Bailey. Palla per Tielemans. Carica al destro Tielemans. Yuri Tielemans. Ma questo è un fenomeno. Ma questo è un fenomeno. Colonia 3, Manchester United 1. Che bomba di Tielemans. È lui l'uomo della stagione. Quanti gol sta segnando, ragazzi. Quanti gol sta segnando. E che gol. Che bellezza e che pesantezza questo gol. Mamma mia, dove l'ha messa Tielemans. A questo punto facciamo anche gli altri due cambi. Mettiamo Gasperoni al posto di Zielinski. E mettiamo... Io metterei Gomez al posto di Bailey. Lewandowski. Si gira Lewandowski, carica al destro. Oblak in angolo. Si ferma, si gira. Valencia. Zona tiro. Trova spazio. Tielemans lo va a fermare. E riparte il Colonia. Attenzione al contropiede Ibra. Gasperoni. Schick, pallone ancora per Tielemans. Tielemans dentro per Gasperoni. Grande idea, esce De Gea, pallone un po' lungo. Ancora Gasperoni.
Lotta contro Pogba, è meglio Gasperoni. Tielemans, poi Gasperoni, carica al destro, Gasperoni! Palla fuori. Pallone per Ibra. Ibra. Gasperoni ancora, un leone. Poi la gioca su Pulisic. Pulisic, dentro. Ancora Pulisic, c'è ancora lì. Deve metterla giù. Pallone dietro per Tielemans. Tielemans per Gasperoni. Il pallone da Pogba, Gasperoni carica al sinistro, giro, palla fuori. Ancora vicino al gol Gasperoni, che giocatore. Ibra, lancio per Papu Gomez, mette giù il Papu, entra in area Gomez, poi si ferma, se la porta sull'estero Gomez, la gioca per Ibra, la palla resta lì, forse è rigore, no, si gioca comunque, vabbè. Peccato perché Ibra stava per segnare il gol dell'ex. Tanto palla all'altra parte, Mkhitaryan è praticamente in porta contro Oblak, Mkhitaryan, Oblak esce a vuoto, Shaw, Shaw a porta vuota, Shaw il tiro. Respinto a porta vuota da Mkhitaryan, palla sul fondo, finisce qui, passiamo ai quarti di finale. Passiamo ai quarti di finale, questa grandissima partita 3-1. E questo è il tabellone, dunque noi dov'è che siamo? Siamo in basso a destra, giocheremo contro la vincente tra Real Madrid e Chelsea, quindi Real Madrid. Madonna, certo siamo cambiati dalla parte peggiore, eh? Guardate le squadre che ci sono di là, Zenit, Besiktas, Ajax, Lione, di là Europa League praticamente. Vabbè, ce le togliamo tutte subito, dai, va bene così. Quindi a questo punto io vi do appuntamento al prossimo video in cui giocheremo andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League, ragazzi. Supportate la serie con un bel like e ci vediamo con i prossimi video. Un saluto, ciao!